Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi è un video un po' particolare che non avevo mai fatto prima. Vi spiego brevemente di che cosa si tratta. Praticamente la Juve ieri ha lanciato l'appuntamento per il mezzogiorno di oggi con Ask Cecilia. O meglio, in poche parole, la Juventus, soprattutto nel femminile, lo sta facendo tante volte, lo sta facendo da diverso tempo. C'è una ragazza della squadra che va alla Continassa, comunque va lì e risponde alle domande che gli vengono fatte da tutti, cioè da me, da chiunque, potete farlo anche voi, basta mettere l'hashtag Ask Cecilia. Ecco, io ho fatto tre domande e ho avuto la fortuna, ho fatto più di tre domande, ne ho fatto una marea, e ho avuto la fortuna che Cecilia mi ha risposto a tre. E dunque adesso diciamo che vi elenco no, la mia domanda e ovviamente la risposta di Cecilia Salvai, ovviamente stiamo parlando di Cecilia Salvai. Dunque, la prima domanda che ho fatto a Cecilia, l'ho fatta già da ieri tra l'altro, Ask Cecilia, hashtag, com'è giocare per le Juventus Women, soprattutto per la prima Juventus Women della storia? Chiaramente è una domanda un po' banale, nel senso che no, è giusto che ero sempre curioso di sentire che cosa hanno da dire su questa cosa. La risposta di Cecilia, molto gentile sempre nelle risposte, è stata: è un onore, un orgoglio e ovviamente anche una responsabilità. Possiamo scrivere qualcosa di nuovo che nessuno ha mai fatto prima e questo deve essere una motivazione in più. E finora penso che ci stiamo riuscendo. A mio avviso ci state riuscendo alla grandissima perché 2 anni, 2 scudetti. Cioè, ragazzi, mica da ridere. E questo sicuramente, questa è la mia prima domanda. Ripeto, una domanda un po' scontata, no? Però comunque a me piace sentire quello che hanno da dire sulla Juve e sulla storia. Comunque mi piaceva sentire il suo parere, anche perché effettivamente mi rendo conto che loro hanno una responsabilità che noi non riusciamo a immaginarci, ma che probabilmente loro sentono. E seconda domanda che gli ho fatto, Ask Cecilia, come sempre, e poi: come mai hai scelto il 23? E ve lo dico per motivi. L'ho fatto questa domanda per altri motivi, nel senso che io sono nato il 23 ottobre e ho come numero, se dovessi giocare a pallone, metterei 23 perché è il mio compleanno e perché era il numero di Michael Jordan. Per questo ho trovato un'analogia con Cecilia su questa cosa e mi è sembrato giusto chiederglielo: perché hai il 23? E lei ha scelto per due motivi: è la data del fidanzamento col mio ragazzo e il numero del mio primo europeo con la nazionale del 2013 in Svezia. Ero l'ultima che poteva scegliere il numero. Non speravo di esserci e alla fine avevo fatto un bel europeo. E insomma, questa è una bella curiosità perché, vabbè, al di là della data del fidanzato, c'è anche un senso di carriera, cioè di proprio un senso della, in questo caso dell'europeo, del numero all'europeo, quindi un senso abbastanza importante, oltre ovviamente all'importantissimo in sfera privata che è quello della data con il suo ragazzo di fidanzamento, che ovviamente non è cosa da poco, ecco. Terza e ultima domanda che ho fatto a Cecilia. E ho scritto: Ask Cecilia, c'è un giocatore maschile in cui vedi le tue stesse caratteristiche? Qua la risposta è stata un po' vaga. Giocando in casa direi Chiellini e come coppia direi lui e Bonucci. Perché si compensano alla grande e non è facile trovare nel mondo una coppia di centrali che si integrano così perfettamente. E anche qua è curioso, chiaramente. Stiamo parlando di una ragazza che gioca a Torino nella Juventus Women e parla della Juventus Women, però sono anche d'accordo perché io credo che lei e Saragama siano la coppia perfetta, un po' come Bonucci e Chiellini, insomma, sono due giocatrici che al di là dei valori tecnici si compensano a vicenda e fanno un lavoro eccezionale. Forse Sara è più Chiellini e Cecilia è più Bonucci, perché comunque rispetto a, ovviamente, giustamente con diverse caratteristiche, ma ad esempio Cecilia secondo me gioca meglio il pallone palla a terra e Sara invece è una di quelle che ha un senso della posizione, è una garra micidiale.
Chiaramente ci sono state anche tante altre risposte di Cecilia a tanti altri ragazzi, a tante altre ragazze, a chiunque, e di questo sono veramente contento perché comunque si è dimostrata molto disponibile a rispondere a tutte le domande. Chiaramente io ho messo nel mio video le mie, quelle che ho fatto io, non ho voluto ovviamente mettere in mezzo le altre, ma vi invito, basta andare su Twitter, scrivere Ask Cecilia e troverete insomma tutte le risposte che ha dato Cecilia, oppure andate sul profilo Juventus Women di Twitter e troverete tutte le risposte. Sono molto contento perché comunque è una grandissima giocatrice, diciamo che è il vice capitano alla fine di fatto perché Gama è il capitano e lei è sicuramente il vice, ed è una signora vice, nel senso che è un vice con controfiocchi, ha un senso, si vede proprio un senso di carisma, un carisma eccezionale. E niente, ragazzi, a me non resta che chiudere qua il video. Ringrazio ancora Cecilia Salvai per aver risposto a queste domande. Grazie alla Juventus Women che con l'iniziativa Ask Cecilia mi ha permesso di porgerle queste domande. Grazie a voi per aver visto questo video. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!